cedimento di un gradino della tribuna ha provocato il ferimento di una persona. Dopo le verifiche, domani riparte Beach for Babies. Caselli autostradali gratuiti per la chiusura del ponte di ferro tra Sesto e Castelletto dal 29 agosto al 18 settembre. Marchionini toglie le deleghe a Scalfi. La decisione presa ieri sera, l'operato non è stato all'altezza degli obiettivi, dice. Omaggio alla Val Bonianco e l'opera firmata dal maestro Renzo Foglietta, inaugurata nel weekend a San Lorenzo. Milizia a Bagno, il clou dei festeggiamenti per i 400 anni, in programma questa settimana il 5 e il 7 agosto. E Adriana Coralluzzo, la nuova responsabile del mini basket Paffoni, lavorerò per far crescere il progetto. Il commento. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizie. In apertura il cedimento di un gradino della tribuna che ospitava gli spettatori del torneo di volley Beach for Babies è successo lunedì sera a Verbania. La notizia è subito corsa sui social, allarmando anche oltremodo sull'accaduto. C'è stata una persona ferita che nella giornata di oggi è stata dimessa dall'ospedale. In giornata gli eventi sono stati sospesi ma riprenderanno domani. Sono state sottoposte a sequestro per decisione del sostituto procuratore Nicola Mezzina le strutture della tribuna di Piazza San Vittore. La polizia scientifica ha svolto ieri sera rilievi, le indagini dovranno stabilire le cause dell'accaduto. Secondo le prime informazioni da fonti investigative si è verificato un cedimento della pedana di accesso alla tribunetta, la parte per salire. La donna ferita, trasportata al DEA in ambulanza, fortunatamente non è in gravi condizioni. Un'altra persona è andata autonomamente al pronto soccorso a farsi visitare, ma anche in questo caso si tratta di lievi escoriazioni. La questura ha trasmesso alla procura i documenti per la convalida del sequestro e sarà poi il magistrato a valutare come procedere. Dalle cause del cedimento si potranno valutare eventuali responsabilità. Ed è stata una giornata di verifiche per cui domani appunto si torna in campo con delle partite dimostrative. La persona ferita appunto è stata tenuta in osservazione, poi dimessa dall'ospedale e questo ovviamente ha suscitato il sollievo da parte degli organizzatori della manifestazione che in giornata avevano comunque espresso gli auguri di pronta guarigione a questa persona. Dopo quanto accaduto, gli organizzatori di Beach for Babies, Luca, Massimo, Alberto, Paolo, Massimiliano e Alberto si uniscono per esprimere i più sentiti auguri di pronta guarigione alla signora che ha riportato dei traumi contusivi e alle persone che sono state coinvolte e spiegano nel cedimento del gradino della tribuna laterale del campo di gioco. Siamo assolutamente presenti e disponibili con tutto quello che serve per fare la nostra parte, dicono, avendo la responsabilità dell'organizzazione dell'evento. Ricordano che il campo di sabbia rimane agibile, aggiungono che il food court e la piazzetta Fasana, arredata come un'oasi in centro città, sarà aperta e continuerà le sue serate di street food a partire da questa sera con lo gnocco fritto. Non neghiamo che siamo scossi per l'accaduto, affermano. Siamo profondamente dispiaciuti, consapevoli però di avere seguito tutte le procedure richieste e necessarie. Rimaniamo completamente a disposizione, concludono, per tutti i chiarimenti e gli accertamenti opportuni. E poi c'è la notizia relativa a quell'aggressione subita nel fine settimana da un cingalese ancora a Pallanza. Sulla notizia che ha avuto eco sui social, oggi è intervenuta l'associazione Non Solo Aiuto con la sua presidente Lorella Nicolina. La nostra associazione, dice, esprime sdegno per il grave episodio di violenza e intolleranza e manifesta totale solidarietà al giovane venditore ambulante, noto a molti verbanesi come ragazzo gentile ed educato. Non vorremmo che sia iniziata una gara di emulazione di quanto successo il 29 luglio a Civitanova Marche con l'uccisione in pieno centro dell'ambulante nigeriano. Notiamo però con soddisfazione che qui a Pallanza i cittadini presenti sono intervenuti per fermare l'aggressore. Inoltre che un noto personaggio cittadino ha denunciato pubblicamente il fatto. Verbania è una città storicamente solidale, auspichiamo che questo sia e resti un episodio isolato.
Rimandata di qualche settimana, scatta il prossimo 29 di agosto la chiusura per lavori del ponte di ferro tra Sesto, Calende e Castelletto. Questo comporterà una mini rivoluzione per chi transita in autovettura, ma anche per chi viaggerà in treno. Intanto i due comuni hanno ottenuto, grazie alla mediazione del Ministero, il pedaggio autostradale per chi viaggerà tra i due caselli di Sesto e Castelletto. Per la chiusura del ponte tra Sesto Calende e Castelletto Ticino, ricordiamo tra il 29 agosto e il 19 settembre ci sarà questa chiusura totale. Il comune di Castelletto Ticino ha ottenuto, e Sesto Calende insieme, un grosso successo. Questo grande risultato è nato dalla collaborazione tra il comune di Castelletto Ticino e il comune di Sesto Calende sulla nostra insistenza nel cercare di risolvere, di avere meno disagi possibili. Abbiamo fatto questa richiesta di gratuità del pedaggio e devo dire che insieme, dopo una grande insistenza, ho ricevuto personalmente dal Ministero una possibilità di avere questa gratuità, ma solo tramite una convenzione con ANAS, RFI e i due comuni. A questo punto, insieme al sindaco di Sesto, abbiamo chiesto questa cosa. L'altro giorno ci è arrivata la convenzione e ieri tutti e due i comuni siamo andati in giunta. Il comune di Castelletto Ticino non è stato con le mani in mano, ma ha tentato addirittura di far realizzare un ponte provvisorio tra Castelletto e Sesto Calende. Non ci è riuscito, però riattivate il passaggio in barca. Sì, esattamente. Noi assolutamente volevamo, oltre alla grande novità della gratuità delle autostrade e poi anche il fatto che comunque ci sono dei pullman messi a disposizione dalle ferrovie che partiranno da Dormelletto a Rona e Sesto Calende e viceversa, pensavamo anche come collegare direttamente i due paesi e abbiamo deciso di riattivare il servizio barca che avevamo già in precedenza. La barca in questi giorni sta per essere ricondizionata e garantiamo questa comunicazione tra Castelletto Sesto e viceversa totalmente gratuita per quei 20 giorni e stiamo cercando di suddividerla in tre fasce orarie che sono la mattina per i lavoratori e studenti, magari verso mezzogiorno, metà mattinata e poi verso la sera. Sarà una chiusura totale, quali lavori verranno fatti? Allora, nelle tre settimane di chiusura totale verranno fatti sostanzialmente dei lavori sui giunti di testata e i giunti intermedi della parte stradale del ponte. Verrà rimosso l'asfalto, verranno rifatte delle impermeabilizzazioni, verrà convogliata l'acqua piovana che è uno degli elementi di interferenza, diciamo così, con la struttura. Poi ci saranno altri lavori molto importanti che saranno non più nella fase di chiusura totale del ponte, ma quando ci sarà una chiusura notturna con senso unico alternato soltanto dalla parte stradale, invece verrà riaperto il traffico dei treni. E in questi altri 8 mesi successivi di lavori verranno fatte delle opere importanti sulla struttura del ponte con rinforzi della parte strutturale in acciaio. Nicolo Scalfi non è più assessore a Verbania. Lunedì sera la decisione del sindaco. Nei giorni scorsi le minoranze avevano parlato di commissariamento dell'ex assessore. La notizia era nell'aria da un po', poi ieri sera la decisione. Il sindaco di Verbania Silvia Marchionini ha tolto le deleghe all'assessore ai lavori pubblici Nicolo Scalfi, esponente del PD. Voglio dare un nuovo slancio nella parte finale del mandato, soprattutto ai lavori pubblici, commenta la prima cittadina. Per ora la delega resta a me, sicuramente nominerò un nome del PD. Marchionini ieri sera ha inviato un'email ai consiglieri di maggioranza spiegando le motivazioni della sua scelta. Una scelta sofferta, basata su valutazioni prettamente legate al lavoro amministrativo, un rapporto fiduciario venuto meno nel tempo, scrive, e ancora una lettura serena di questi 3 anni dimostra come nel complesso l'operato non sia stato all'altezza degli obiettivi che immaginavo per questo ruolo. In particolar modo non è stato sufficiente nel compito di controllo e di riferimento convincente per i cittadini, di credibilità negli uffici comunali, oltre che la figura del sindaco nella capacità di incidere e determinare nella risoluzione della mole di problemi che questo assessorato necessariamente comporta, soprattutto alla luce degli ingenti investimenti che siamo stati capaci di mettere in campo. Marchionini dice anche di aver cercato di trovare una soluzione confrontandosi con gli esponenti del partito, ma di non aver trovato una reale volontà di affrontare il problema. Nei giorni scorsi Marchionini aveva affiancato a Scalfi Massimo Ronchi come consigliere delegato.
Voci dicono che il sostituto di Scalfi potrebbe essere Massimo Bocci. Sulle dimissioni intervengono anche i consiglieri della minoranza. La sindaca faccia almeno per una volta una saggia, serena e forte autocritica, scrive la Lega. Togliere le deleghe a Scalfi non l'assolve per aver scelto una persona amministrativamente inadeguata a svolgere tale compito. La Lega Salvini-Verbagna lo ha affermato più volte, dall'inizio del suo mandato ha aperto cantieri senza saperli poi gestire e lasciando l'assessorato praticamente senza guida. E Verbagna Futura attacca: non vorremmo che sulla testa di un assessorato strategico come quello ai lavori pubblici si consumassero le faide interne del PD per scegliere il prossimo candidato a sindaco della sinistra nel 2024. Secondo il capogruppo di Albertella, infatti, la scelta di Bocci sarebbe funzionale ad aprirgli la strada nella corsa alla candidatura a sindaco del PD. Sulla questione registriamo anche la presa di posizione della capogruppo di Forza Italia, Mirella Cristina, che dice che la macchina pubblica ha necessità di competenze, di funzioni, ruoli e anche di stabilità. La scelta degli assessori dovrebbe essere ponderata in base alla loro esperienza e capacità. Ora delle due l'una: o il sindaco Marchionini ha scelto assessori che poi si sono rivelati incapaci, oppure si sta usando la macchina amministrativa per soli fini politici e questo non fa bene né a Verbagna né a noi cittadini. Rimarca ancora Mirella Cristina che tutto questo, oltre a destabilizzare i verbanesi, non è un bene per la macchina amministrativa. E poi c'è la reazione del diretto interessato, Scalfi. Sono orgoglioso di quanto fatto e la mia attività politica non finisce qui. Nicolo Scalfi commenta così la notizia della decisione del sindaco di togliergli le deleghe. C'era stato un irrigidimento nei rapporti, avevo chiesto un incontro per fare il punto delle cose da fare, ma il sindaco non mi ha mai ricevuto. Non c'è stato un confronto e nemmeno un contraddittorio. D'altronde è un film già visto, non ci stupiamo più, è già successo con altri prima di me, da Abbiati a Margaroli. Certo che trovare sul giornale la notizia senza nemmeno essere avvisato prima questa mattina credo che sia stato poco rispettoso nei confronti della mia persona. E prosegue: sono orgoglioso di quanto fatto, rivendico i risultati di opere emblematiche come Villa Giulia, come aver ottenuto i fondi per gli interventi sulla foce del fiume che apre di fatto le politiche di riqualificazione dei corpi fluviali anche a Verbagna, alcuni interventi sulle scuole, Corso Mameli, partito da un'iniziativa nel 2018 del PD. Ho il rammarico di non poter andare avanti con dei progetti che saranno realizzati nei prossimi anni e che portano anche la mia firma. Altre questioni sono di natura politica, della linea concordata in equilibrio con partito e maggioranza. Ho evitato la polemica, mi sono messo a disposizione. E conclude: non è mia intenzione abbandonare la politica, posso farla anche senza la poltrona, il mio impegno civico e posso e voglio continuare a contribuire alla vita politica della città e sento ancora la responsabilità della maggioranza. Cambiamo decisamente argomento certamente più leggero, che ci porta in Val Bognanco, dove domenica è stata inaugurata un'opera a firma dell'artista Renzo Foglietta che dà lustro alla piazza di San Lorenzo, un'opera che racconta la storia di Bognanco. Quest'anno siamo riusciti a inaugurare questo abbellimento della nostra piazza, della piazza di San Lorenzo. Ecco, è un'idea che è nata un'iniziativa nata da Bocco Dipinta, da quello che è l'ecomuseo della nostra valle, e l'abbiamo sposata subito. Ci hanno presentato il maestro Renzo Foglietta, le opere sono qui da vedere e raccontano quello che è la storia della nostra valle. Bognanco è rappresentato nella sua vivacità, cioè i personaggi Gian Giacomo Galletti e Don Remigio, le terme, l'alta montagna, i mestieri degli alpigiani di una volta. Purtroppo oggi questi mestieri non ci sono più. Don Remigio, di cui inauguriamo qui alcune formelle molto belle con dei versi, diciamo, di Don Remigio, sono riepilogative di questo. Don Remigio è stato prima di tutto un sacerdote e poi un grande poeta che ha avuto anche un successo a livello nazionale. Il lavoro è nato su sollecitazione intanto dell'amico Tino Malini, poi naturalmente l'amministrazione comunale ha recepito l'idea e poi c'è stato tutto un grande lavoro di ricerca per realizzare tutte queste serie di opere che compongono una specie di puzzle dedicato alla Val Bognanco.
Dalla Val Bonianco alla Valle Anzasca, 400 anni della milizia di Bagno, è iniziato il conto alla rovescia per gli eventi clou che saranno proprio nei prossimi giorni, ma gli appuntamenti da segnare in agenda, ricordatelo, proseguono fino alla fine del mese. È la settimana dei 400 anni della milizia tradizionale di Bagno. Il clou dei festeggiamenti venerdì 5 e domenica 7 agosto con la festa della Madonna della Neve e la festa della milizia tradizionale di Bagno. Per celebrare lo speciale anniversario, quest'anno il cerimoniale solenne verrà replicato eccezionalmente in entrambe le giornate. Insieme alla milizia, al gran completo con gli ufficiali a cavallo, sarà possibile ammirare un drappello di divise storiche, quattro uniformi che ripropongono fedelmente le divise più antiche datate 1732 e 1751. Divise, finiture, armi e ciberne sono state realizzate da due sartorie specializzate di Milano, coronando un piccolo, grande sogno dei miliziani che da diverso tempo lavoravano a questo progetto di recupero. Saranno inoltre esposte le sette bandiere antiche originali, anch'esse restaurate e conservate con cura, che sfileranno portate da figuranti in alta uniforme antica di ordinanza. Solo il 5 agosto sarà possibile assistere al momento intenso e significativo dell'ascesa della Madonna verso il cielo della cupola, avvolta da una cascata di petali e canti antichi nell'aria. A donare una solennità ancora maggiore alle cerimonie del 5 e 7 agosto sarà la presenza di Sua Eminenza Cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova. Mercoledì 22 agosto, un altro appuntamento molto sentito dai bagnesi. In una cerimonia intima e profonda verrà rinnovato l'antico voto compiuto nel 1629. Saranno riproposti i riti replicati da 400 anni e verrà recitata una nuova preghiera composta da Don Fabrizio Cammelli. Atti finali di questo mese di festa, dal 24 al 28 agosto, sono i festeggiamenti patronali di San Bartolomeo. Anche in questo caso sarà presente la storica milizia di Bagno. Domenica 28, adunata della milizia, Santa Messa con la processione della statua di San Bartolomeo e salve d'onore in piazza. La giornata di festa si concluderà in musica. Una serata dal sapore di idromele è in programma giovedì presso l'antica latteria di Mergozzo nell'ambito delle iniziative del museo e dell'ecomuseo, introduzione storica dedicata alla bevanda degli dei da parte della conservatrice archeologa Elena Poletti Ecclesi, a seguire la presentazione dell'idromele di casa nostra e piccola degustazione dei prodotti con i produttori Simona Negri, Francesco Sfratato di Alveare Ossolano. Si comincia alle 21 e l'ingresso è offerta libera. Una raccolta di fondi per finanziare i lavori di restauro nella chiesa di San Giovanni Battista ad Ameno. Il progetto si realizzerà dopo l'estate. Risale al 1700 e questo bellissimo portone però gli anni li dimostra tutti e forse è arrivato il momento allora di cominciare a restaurarlo. E così ecco che la popolazione, la gente di Ameno si sta attivando per raccogliere anche i fondi e sistemare questo antico portone che con oltre 300 anni di storia. Sì, allora questo portone è il portone della nostra chiesa di San Giovanni e come si può vedere appunto denota qualche segno di screpolature e la necessità di un restauro. Attraverso donazioni che sono state fatte sia dalla popolazione in occasione della festa di San Giovanni che ricorre ogni anno il 24 di giugno, viene fatto un mazzo di San Giovanni che sono dei fiori che vengono poi benedetti e chi partecipa a questa manifestazione dà un'offerta che per scelta la devolviamo alla nostra chiesa, appunto la chiesa di San Giovanni. Nel caso l'offerta dello scorso anno era stata proprio devoluta al recupero di questo portone. Come abbiamo raggiunto questa cifra? L'abbiamo raggiunta appunto attraverso le donazioni con questa manifestazione nel mazzo di San Giovanni, donazioni durante l'anno che ci sono state fatte via via e un grosso contributo che è stato rilasciato al gruppo delle Tricottine per l'intervento che ha fatto nel momento della pandemia. Il gruppo delle Tricottine ha fatto una
posso dire 5.000 mascherine nel momento iniziale, quando ancora non si sapeva come intervenire, no, con questa pandemia. Le tricotine hanno fatto queste mascherine casalinghe per forza, e il comune ha riconosciuto questo grosso sforzo e ci ha dato un contributo. Noi non lo vogliamo, nel senso che è stato fatto tutto all'interno di un'opera di volontariato, e quindi l'abbiamo devoluto a questo progetto. Così facendo abbiamo raggiunto la cifra che necessita per questo intervento. Ora la linea a Mirko Zullo, che da domani seguirà per noi il Locarno Film Festival con la sua rubrica Locarno Reel. Ti ringrazio Maria Grazia per la linea, grazie davvero, un saluto a tutti gli ascoltatori di Azzurra TV. Allora sì, si riparte, sono contentissimo, sono davvero felice di tornare in campo con Locarno Reel. Prima edizione di questo format è stata quella del 2018, torniamo quest'anno in occasione della 75esima edizione del Locarno Film Festival, quindi nel 2022 appunto torna Locarno Reel. Che succederà? Che dal 3, da domani, fino al 13 agosto io quotidianamente raccoglierò le impressioni, le testimonianze, le interviste, insomma le feste, le conversazioni, tutto quello che succederà all'interno del festival, per poi raccontarlo a voi che ci ascoltate da casa. Iniziamo domani, quindi Locarno Reel parte ufficialmente, faremo un primo collegamento in diretta all'interno del telegiornale, così vi racconterò quali saranno le prime impressioni, così durante la cerimonia di inaugurazione che ci sarà domani sera. Io dal 3 al 13 agosto sapete che sarò là a Locarno, e quindi ogni tanto mi permetterò, spero piacevolmente, di disturbarvi e di raccontarvi che cosa succede. Alla fine di questa navigata, di questo viaggio, confezioneremo poi uno speciale unico e vedremo appunto cosa sarà successo all'interno di questa 75esima edizione del Locarno Film Festival. Ci vediamo domani sera in diretta all'interno del telegiornale. Ciao! Grazie Mirko, ovviamente seguiremo tutto assieme. Ora noi siamo allo sport, parliamo di mini basket. Una nuova responsabile del progetto mini basket della Fulgor, che unisce Omegna e Domodossola. Adriana, tanto entusiasmo abbiamo sentito nelle tue parole. Sì. Sono felice, come dicevo prima, di far parte di questo progetto. È importante dare così spazio a un settore come il mini basket, che è un motore per le società, però di solito non ci si crede molto. Invece quello che mi ha convinto a venire qua è stato proprio questo, che si punta sul mini basket non a parole ma con i fatti. Un progetto importante, quello che hai conosciuto, l'hai detto anche prima, qualche volta hai anche giocato contro, un progetto che deve guardare ai giovani in campo e fuori dal campo, non l'hai detto prima? Sì, esatto, il mini basket come mini basket for life, che è un po' il motto della federazione. Si trasmettono i valori e si trasportano da dentro a fuori dal campo, facendo parlare queste due realtà che non sono mai staccate, ma cerchiamo di farle lavorare insieme, insomma, per far crescere i bambini, che comunque sono persone in formazione. Poi abbiamo sentito che quest'anno nel Fulgor mini basket ci sarà uno specialista che curerà la parte atletica e un nutrizionista. Sì, anche per questo appunto è importante il lavoro che si fa anche dal punto di vista tecnico, che non lascia spazio soltanto alla tecnica pura, ma soprattutto allo sviluppo delle capacità motorie e allo sviluppo della persona, cioè lo sport che serve anche fuori, come dicevo prima. Prima dei saluti la linea a Don Renato Sacco, sentiamo. Bentrovati a tutti e a tutte. Quante volte vi ho detto che per queste vacanze bisognava recuperare un mappamondo, un atlante, per aprire i nostri occhi, le nostre orecchie, il nostro cuore, aprirsi a vedere. Io sono qui oggi a Bolzano, in questo giardino dei Giusti, dove ci sono degli alberi che ricordano dei testimoni cari a questa terra. Sono venuto per incontrare un amico che è Raniero Lavalle, una grande figura italiana, incontrare anche Francesco Comina, che abbiamo già incontrato altre volte. Che raccomandazione vi faccio?
se avete la fortuna di andare in vacanza, provate non a limitarvi al consumo, ma guardatevi con profondità, magari scoprite i libri, riscoprite le date anche di questi giorni. Arriva il 6 agosto, che è l'anniversario di Hiroshima, 9 agosto Nagasaki, sempre il 6 agosto ci ricorda l'Iraq, la tragedia della piana di Ninive, il 9 agosto è anche l'anniversario del martirio di Franz Jägerstätter e anche la morte di Edith Stein nel campo di concentramento di Auschwitz. Non per vedere solo cose brutte, ma perché se sfruttiamo il tempo libero, le vacanze, per conoscere, per approfondire, ci arricchiamo, diventiamo più belli dentro. Quindi l'augurio di buone vacanze, non solo consumistiche, ma occasioni di incontro, di riflessione che aprono gli occhi e il cuore. Ne parleremo ancora con Francesco Comina venerdì con Non di Solo Pane. Arrivederci. Grazie Don Renato, non ci sono aggiornamenti, io mi fermo qui. Naturalmente auguro a tutti voi un buon proseguimento di serata.